Gloria Olio su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eccoci giunti a una nuova recensione dei materiali. Infatti oggi voglio parlarvi di colori a olio molto molto particolari, gli HD della Maimeri. Eccoli qua, si presentano in un tubetto di plastica morbida e questo già è molto utile perché chi dipinge come me sa bene che il tubetto in metallo sì, ha il suo fascino retro, tutto quello che volete, però col tempo si indurisce, incomincia a spandere, il tappo non si apre e va di accendino, e questo l'ho trovato molto molto interessante per dei colori ad olio. Certo, gli danno un aspetto più moderno, magari meno poetico, però hanno una funzione pratica molto utile. I colori HD sono dei colori molto particolari. In gamma troverete una serie illimitata di colori. Ci sono colori come questo, che sono dei colori normali, no? Dalla texture normale, dei lucidi brillanti. Poi ci sono dei perlati, ci sono dei metallizzati invece, come questo, il 557, che si chiama Heavy Metal. Ci sono anche dei fluo pazzeschi, come questo Flash Yellow, il 599, e sono bellissimi perché questa gamma di colori è una gamma di colori ad olio molto moderna. Che sia moderna, già ve l'ho detto nel packaging e va bene, ma è moderna anche nella formulazione della pasta del colore. È un colore che si avvicina molto come utilizzo all'acrilico, quindi un colore più facile, più sottile, che si stende in maniera molto più fluida. E in più la gamma di colori è una gamma di colori molto molto moderna. La pastosità non è enorme, troverete un colore molto morbido, molto facile da lavorare, ma nello stesso tempo molto coprente, molto pigmentato, di ottima resa, che si asciuga molto velocemente. Sono dei colori ad alta definizione che danno delle tinte ben accese, ma se vogliamo anche trasparenti, se le vogliamo miscelare con i vari medium, brillanti, insomma dei colori ad olio di ottima resa. Per suffragare tutto quello che vi ho detto fino a questo momento, spostiamoci sul cavalletto e vediamo la loro resa. Ed eccoci pronti per provare i nostri HD della Maimeri. Guardate, sono dei tubetti da 75 ml che si presentano appunto in maniera molto molto differente da come siamo abituati a vedere noi gli oli. Infatti questi tubetti sono in plastica. Come vi dicevo anche in un video precedente per i prodotti della Maimeri, a me il packaging in plastica piace veramente tanto. Innanzitutto con i colori ad olio, perché i tubetti, voi che dipingete sapete bene come si riducono i tubetti in metallo, si schiacciano malamente, perdono la forma, molto spesso il colore si essicca in determinate zone, spaccano, ed è veramente antipatico molto spesso gestire i colori in tubetto, anche se è anche potrebbe anche essere visto come il fascino dell'olio. Però devo dire che specialmente per chi non dipinge spesso, un packaging di questo genere è molto molto più funzionale. Anche la taglia è molto buona, secondo me 75 ml sono il giusto compromesso tra i tubetti piccolini e i tubettoni oversize, ed è il giusto contenuto per dipingere per un annetto di tempo, a seconda certo poi come utilizzate la pittura. In gamma ci sono 30 colori, se riesco vi metto la cartella colori qui. Sono dei colori molto particolari. Come sapete, sul tavolo di Arte per Te arrivano soltanto prodotti già testati, nel senso che se un prodotto non mi piace io non lo recensisco. Non mi piace parlare male dei prodotti, non mi piace parlare male delle aziende, perché capisco che dietro ci siano milioni di posti di lavoro, quindi preferisco astenermi dalle critiche negative. Ma se un prodotto arriva sul tavolo di Arte per Te, vuol dire che mi è molto piaciuto. Tendo a precisare che l'azienda non mi paga per fare questo tipo di recensione, mi ha mandato solamente i prodotti per farmeli provare senza nulla pretendere in cambio, né nulla di economico in cambio.
mi ha mandato i prodotti che io ho già destinato ad uno di voi tramite sorteggio. Anzi, il fortunato spero scriva qua sotto come si troverà con i colori HD della My Mary. Allora, prodotti HD High Definition ad alta definizione con una buonissima pigmentazione, come vedrete. Andiamo a comporre la nostra tavolozza. Allora, usato, poi tiro su e il tubetto torna in forma. E non si essiccano. Non si essiccano, perché già li ho da un po' di tempo e non si essiccano in tubetto. Allora, vi dico i colori che sto usando. Allora, il rosso che ho io è il 580 Red Devil. Poi anche i nomi sono bellissimi. Il verde è il 585 Hazard Green. Poi il blu è l'Avatar Blu, che è un blu stupendo. Poi il giallo, come vedete io sto andando di colori essenziali, perché ci sono anche, c'è anche una bellissima gamma di colori fluo. Il Caution Yellow e il Black Hacker. Adesso, questa è la tavolozza. Andiamo a provare i prodotti, i colori in forma pura. Per pulire il pennello, che pulirò con il già recensito o il Cleaner Eco. Cominciamo dal giallo, perché adesso vi faccio la prova al naturale e poi con i vari medium. Pennello sporcato solo di colore. Allora, la consistenza di questi colori è una consistenza molto leggera, molto fluida, sembra quasi che il colore sia già diluito in tubetto, ma ha una coprenza e una pigmentazione spettacolare, come potete vedere. Come vedete, questo giallo è un giallo bello carico. Andiamo a provare il rosso. Bellissimo anche questo, che bello che è, vero? Me l'ero dimenticato. Il mio colore, questo è il mio colore preferito, proprio visivamente, mi dà carico. Ci sono i colori che danno carica. Allora, sono dei colori sfacciatamente squillanti, quindi per questo High Definition, a parte il fatto che lasciano dei margini definiti in maniera tale, e sto usando i prodotti al naturale, in maniera talmente netta come fossero stati già diluiti con appunto dei solventi, perché proprio il colore sembra, quando lo passate, disponibile alla liquidità, diciamo, non che vi dia soldi, ma è già, vedete, si spande in maniera definita, lascia dei contorni netti, è molto molto adatto secondo me ai quadri geometrici, ai quadri astratti, ai quadri che richiedono anche una precisione di passaggio. E adesso voglio fare una cosa, prendo un po' di giallo, una punta di rosso, proviamo un mezzo tono, guardate. Perfetto, un arancio stupendo, senza medium, cioè senza diluenti, senza medium alchilici, solo colore, una facilità di miscelazione tra le tinte spettacolare. Guardate un po'. Allora, con questi colori è tutto più facile, diciamo così, sembra di ritornare bambini. E allora, a chi li consiglio? A tutti sicuramente, perché anche quelli molto avvezzi alla pittura si divertiranno e troveranno queste tinte molto molto belle nei loro colori così squillanti. Ma soprattutto io li consiglio magari a chi sta per cominciare a dipingere, ai nuovi arrivati, diciamo così. Perché ve li consiglio? Perché sono più semplici da usare, più facili da gestire, sia dal punto di vista materico, quindi dal punto di vista pittorico, perché in un certo qual senso ricordano un po' la facilità di utilizzo degli acrilici, ma senza il problema dell'asciugatura ultra ultra rapida, perché questi ci stanno dalle 24 alle 48 ore per asciugare. Anche questa è una figata pazzesca, perché un olio che asciughi in 24-48 ore, dipende dal colore, non dal clima, ci sono colori che ci impiegano di meno, colori che ci impiegano di più, capite bene che è una cosa, guardate questo blu, che è una cosa meravigliosa, guardate che belli, che pienezza di colori. Continuiamo, verde, verde, bellissimo,
E ora faccio un altro verde. Lo vedete, no? È divertente. Ecco, usare questi colori è molto divertente. Dà quell'idea di facilità e freschezza di lavoro. E guardate anche nelle tinte miste, cioè quelle che ci facciamo noi, senza medium, quindi senza inficiare la pasta del colore, che tinte pazzesche, cioè che colori super. E questi sono i toni naturali, il nero, ho dimenticato il nero. Non ho il bianco qui con me, non ce l'ho in gamma, non mi è arrivato, però ho visto sul sito che ce ne sono di diversi, e ce ne sono alcuni pazzeschi che non colorano cioè che non hanno un tono definito su un fondo chiaro, ma che hanno una resa pazzesca su un fondo scuro. Ce n'è uno che tende all'azzurro una volta passato sul fondo scuro, perché questi colori rendono benissimo anche su fondo scuro, ma per scuro intendo blu scuro, nero, un fondo veramente molto molto opaco, proprio perché anche in gamma hanno dei colori neon che per esempio con i fondi scuri ci vanno a nozze, immagino. Stupendi, bellissimi. Adesso però step 2, diluiamoli. Con cosa li mettiamo alla prova questi colori? Sicuramente con l'oiling della My Mary. Sicuramente con un prodotto che vi ho recensito da poco, che è l'oil medium della My Mary, ma anche con un medium alchilico di un'altra casa, e neanche uno di quelli wow che debba rendere per forza benissimo, uno abbastanza low cost che ci faccia effettivamente vedere se il colore riesce a reagire bene con mesticanze a vari livelli. Procediamo prima col mio medium preferito, che è lui, che ha sostituito nel mio cuore anche il liquid della Winsor & Newton, vi dico la verità. Perfetto, del mio oiling. Poi li useremo anche a spatola e vediamo un po' come si comportano dei colori così fluidi anche a spatola. Che non sono fluidi, vedete, sono pastosi. Allora, vi faccio vedere, certo. Sono pastosi, non è che colano. Però sono quasi neanche gelosi. Hanno una consistenza spalmabilissima. Allora, prendo il rosso e prendo un po' di oiling e vado a passarlo. Mi raccomando, la diluizione dei medium non deve essere troppo aggressiva. Wow! Diventa leggermente più trasparente. Vengono fuori delle sfumature leggermente diverse di colore, ma non trasparente in senso non coprente. Ok, eccolo qua, ma trasparente nel senso di brillante. Vedete che il colore si è un po' scomposto, questo tende al rosso più vermiglio, questo invece tende più al magenta. Quindi cambia anche la tonalizzazione. Adesso voglio farvi vedere una cosa a questo proposito. Se io so che il colore mi cambia, per esempio prendendo il mio viola, che prima mi risultava molto scuro, lo sapevo. Guardate cosa succede. Diciamo che ho una tavolozza differente a seconda del medium con cui lo diluisco, a seconda che lo tenga da solo. Di solito il colore ad olio non cambia colore, poi si ristabilizza, non cambia colore col miscelarsi. Questo invece varia leggermente la sua componente cromatica, ma a me questa cosa piace, perché dà la possibilità di avere più colori nello stesso tubetto, capito? Non lo vedo come un difetto, mi vira, assolutamente no, perché è un colore talmente semplice da usare anche da solo, che non ha bisogno di medium, e ne serve talmente poco, ma talmente poco, che avere più colori in palette è una cosa che a me piace molto, cioè mi dà la possibilità di avere più toni con lo stesso colore usando per esempio
un semplicissimo medium differente. Comunque, come vedete, regge benissimo la diluizione, non si scompongono, non striano, non fanno quindi quelle strisce di addensamento cromatico più da una parte che non dall'altra. Anzi, facciamo anche un po' di arancione, dai. E questa è la diluizione con l'oiling della My Mary. Adesso diluiamoli con il nostro solvente oil medium e vediamo un po' che succede. È proprio un'altra cosa, qua è quasi l'effetto diventa acquerellato e naturalmente questo poi asciugandosi diverrà leggermente più opaco degli altri due, smagrirà maggiormente il colore. Bisogna anche avere consapevolezza di usare i prodotti con i medium giusti a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Scusate se sono lunga, ma per me, se sono prolissa, ma per me provare i colori bene con voi significa farveli acquistare con consapevolezza qualora vorreste comprarli. Qui c'è l'effetto più guazzo, più pozzanghera, no? Guardate, anche mischiandoli. No, è molto molto divertente usare questi colori. Mi raccomando però col solvente una diluizione non superiore al 30%. Riepilogando, naturali, solamente HD, stupendi, stupendi. Con oiling della My Mary, quindi con un medium alchilico ma sempre di marca My Mary. Vedete? Bellissimi, avanzamenti di toni. Con l'oil medium, che è quella specie di trementina in odore atossica. E tra l'altro le componenti di questo HD, leggevo, sono delle componenti studiate per non essere nocive agli uomini. Odorandoli non hanno un odore particolare, non hanno un odore forte, non hanno il tipico odore dei colori ad olio. Adesso da ultimo userò il Divolo, che come vedete ha un colore anche... vedete? Bello forte, che potrebbe inficiare le tinte, ma vediamo. Cominciamo subito a miscelare i colori, che come vedete non si scompongono più di tanto, rendono benissimo anche con medium alchilici di altra marca. Ritornando, vedete, all'intensità del medium alchilico. Qui è una questione di intensità. Con i medium alchilici diventano più sfacciati e di una buona intensità. Qui sono pazzeschi, completissimi. E la cosa che voglio farvi vedere, no, perché io ci terrei a farvelo vedere in controluce se solo si potesse, ma non penso si possa, è che stanno asciugando, cioè... forse così, quasi del tutto asciutti. Stupenda questa cosa. Per sintetizzare, questi HD come sono dei colori estremamente vibranti, seppur nella sottigliezza del film cromatico che lasciano. Sono dei colori molto sottili, molto leggeri, delicati, spalmabili e spennellabili in maniera meravigliosa, come potete vedere, molto anche definiti nel passaggio. Diciamo che non sono dei colori tiepidi che hanno bisogno di grandi lavori, di grandi lavorazioni, ma sono proprio dei colori sfacciati che li butti là e ta, rimangono. E sono però dei colori al contempo vibranti, cioè questa sottigliezza di film nulla toglie alla profondità del colore, che risulta ancora più esaltato proprio dallo strato piccolo, leggero del colore stesso. Io li trovo molto 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 belli. Sono colori ad un'asciugatura e un'essiccazione rapidissima. Io aspetterò che si asciughi e ve li farò vedere. Prima di lasciarvi però, una recensione deve essere seria, quindi deve essere lunga, sennò poi mi dite: ah, l'hai fatto per fare pubblicità. No, vi faccio vedere cosa sono. Allora, guardate, spatola. Si possono dare vari effetti con la spatola, pitture maggiormente materiche. Anche a spatola viene stupendo come lavoro. Naturalmente non vi aspettate dei lavori con
dei grossi, come dire, dei grossi spessori. Se volete quello, allora io vi consiglio un colore più corposo. La corposità c'è, ma si ferma entro un certo limite, nel senso che il colore non è forse... Guardate, il colore c'è sulla spatolina, non cola, vi dicevo, si stende, si possono lasciare diversi gradi, visto? Di spessori. E anche nella spatola ci stanno, non danno uno spessore pazzesco. Non so se abbiano dei medium che facciano ispessire il colore, adesso se ce n'è vi metterò il nome qui sotto nel box informazioni, delle paste per rimpinguare, però anche a spatola possono essere tranquillamente usati, non perdono di lucentezza. Io vi ho lasciato dei colori carichissimi, come vedete, e delle sfumature più trasparenti, e vedete che si comportano bene sia col buccia d'arancia che con lo spatolato schiacciato. Insomma, sono degli ottimi ottimi colori. Ancora non abbiamo finito, voglio fare un'ultima prova, perché questi HD dovrebbero dipingere anche su supporti molto scuri al naturale. Mamma mia, sono stata proprio cattiva, che belli. Acquisiscono i toni della notte, ma sono pazzeschi, cioè ragazzi, sono pazzeschi anche sul nero. Proviamo un giallo. Riuscite a vedere? Sembra quasi, per chi ne ha avuto l'esperienza, di disegnare con i gessetti su un foglio nero. Quello che ne esce è la stessa coloritura, pazzesca. Guardate che intensità. Allora, sono un po' trasparenti sul nero, cioè si vede di più la parte nel giallo, ovviamente, più che nel nero, quello è ovvio. Però sono già intensi, cioè nel momento in cui asciuga e ne vado a passare un... Il verde si perde, c'è, ma... Dovremmo valutarlo da asciutto, ma basta aggiungere un po' di giallo. Che eccolo apparire. Allora qui, guardate, ho passato il verde, metà col giallo e metà senza. E guardate un po'. Il blu. Bellissimo, diventa un blu notte che voi in videocamera non vedrete, ma dal vivo è stupendo. No, si vede, si vede. No, ragazzi, anche col nero, come vedete, si comportano. Guardate anche il nero, il verde che asciugando sta venendo fuori. Si comportano egregiamente. Questi colori sono stupendi. Ve li consiglio. Comodi, bellissimi, utilissimi, divertenti, perché poi quello che l'arte deve essere anche un momento di liberazione, proprio divertente, divertendosi. Vi faccio le foto e ci vediamo dopo. Avete visto che belli questi HD della My Mary? Sono proprio proprio belli, sono belli da usare con l'oiling, sono bellissimi da usare con l'oil medium matte. Possiamo usarli così, in formula più grassa, se vogliamo una materia ancora più corposa, possiamo usarli a spatola, insomma, sbizzarrite. E possiamo voltare la pittura ad olio anche nelle formulazioni più moderne, magari per gli astratti, magari usando i fluo, insomma... Ci danno la possibilità di sperimentare la materia pittorica in altre 10.000 frontiere, pur dandoci l'opportunità di usarli anche in maniera tradizionale. Allora ragazzi, vi invito a provarli. Naturalmente questi colori ad olio sono miscelabili anche con altri colori ad olio di altre linee di arte e altre marche, quindi se volete comprarli non c'è bisogno di farvi una valigetta di HD. Potrete magari sostituire il colore che vi è finito per vedere un nuovo tipo di colore ad olio e poi ditemi che ne pensate. Io vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci!